Il mio tradizionale bentrovato al pubblico di Blog Sicilia che ci segue in questi appuntamenti a ritmo battente di Talk Sicilia nella versione elettorale. Stiamo facendo il giro fra i candidati per fare in modo che vi facciate una idea precisa di che cosa ciascuno vuole portare come idee e dunque poter esprimere un consenso, un voto assolutamente informato nella cabina elettorale il 25 di settembre. Una campagna elettorale che ormai si può dire volge al termine, collegato con noi c'è Alessandro Pagano, vice capogruppo della Lega alla Camera, candidato nel collegio di Palermo al plurinominale, sempre alla Camera. Pagano, grazie per essere collegato con noi. Buongiorno. Grazie a voi per avermi invitato. Buongiorno. E allora, cominciamo da qui. La campagna, dicevamo, volge al termine, però ormai si sono fatte una serie di valutazioni, si è detto un po' di tutto. Forse però questa campagna è stata carente di programmi. Beh, io non lo so per gli altri, anche perché voglio dire, sono abituato per forma mentis a pensare a quello che mi appartiene personalmente nel mio vissuto e mi appartiene anche come partito. Ma devo dire che però per quanto riguarda la Lega i programmi li abbiamo assolutamente chiari, delineati, ben precisi, fissati, addirittura oserei dire anche in maniera reiterata e continua, a dimostrazione concreta che rispetto ai giochi di potere a cui siamo stati abituati negli ultimi decenni, e cioè di una sinistra che evidentemente pur di vincere le elezioni si mette assieme e fa di tutto e di più e di conseguenza lascia indefinito la loro programmazione futura, noi invece che purtroppo ahi noi del centrodestra siamo abituati sempre a soccombere, vinciamo le elezioni ma poi per giochi di palazzo regolarmente accade qualcosa che viene chiamato ribaltone, che viene chiamato golpe bianco, ognuno lo chiami come vuole, però il dato di fatto è che ovviamente siamo sempre costretti a inseguire. Allora, proprio per questo motivo, noi diciamo le cose in maniera molto chiara. La Lega dice delle cose in maniera assolutamente precisa, puntuale, e là dove c'è stata la possibilità di poter dimostrare tutto ciò l'abbiamo dimostrato. Il riferimento chiaramente è all'unica esperienza di governo recente che abbiamo, quella del 2018-2019, il cosiddetto governo giallo-verde. Dove il Conte 1, per intenderci, dove oggettivamente abbiamo fatto tante cose precise, puntuali, che soprattutto avevamo preannunciato in campagna elettorale. Ecco, anche adesso diciamo che siamo convinti delle cose che diciamo perché sappiamo che se andremo a governare le realizzeremo. E allora cominciamo a ricordare a chi ci segue quali sono le cose principali che la Lega vuole fare se andrà al governo, come sembrerebbe, visto che il centrodestra in questo momento è avanti, anche se non si possono dare sondaggi e quindi non si possono raccontare quelle che sono le ultime verifiche, ma il sentimento popolare sembra questo. Sembra questo come sentimento popolare, si tocca con mano, lo vedo anche dalla simpatia con cui la gente ci accoglie. Io sto facendo una campagna elettorale pancia a terra qui a Palermo e provincia, il mio collegio è questo, e devo dire, dopo tante legislature nella mia natia Caltanissetta, questa volta ho voluto proprio cimentarmi qui a Palermo perché avendo fatto l'assessore regionale alla sanità, al bilancio, ai beni culturali, 3 legislature in regione, ho lasciato tanti di quegli amici e tanti di quei buoni ricordi che penso che da questo punto di vista avere la possibilità di riconfrontarmi, di colloquiare con mondi produttivi, sociali, culturali che hanno avuto modo e possibilità di apprezzarmi, l'ho ritenuto una cosa gratificante. E quindi certamente sto combattendo in questo territorio straordinario e meraviglioso della capitale di Sicilia e della provincia essa connessa proprio perché credo fermamente e fortemente in un progetto che passi e si realizzi compiutamente a Palermo. Detto ciò, quali sono i programmi? Io direi che abbiamo almeno 6 o 7 elementi essenziali su cui evidentemente ci stiamo confrontando con gli elettori e devo dire, scusate l'immodestia, anche con un certo successo. Certamente uno di questi, il principale su cui mi sento di dire avremo la possibilità di dire la nostra, di battagliare, è tutta la vicenda economica. È evidente che c'è un progetto da parte di una certa sinistra globalista e se vogliamo anche di seconda, terza generazione, di cercare di, faccio un gesto che serve proprio a rendere idea, abbassare quanto è più possibile il ceto medio. Mi pare che sia un progetto sotto gli occhi di tutti, la tassazione ha raggiunto livelli spasmodici, oserei dire che siamo a livello di persecuzione fiscale. E non si vogliono fermare, lo dicono apertamente. Letta nel suo programma lo dice che vuole realizzare la patrimoniale. E il sottoscritto, proprio io,
assieme a un manipolo di dottori commercialisti che sediamo in commissione finanze della Lega, ma anche del centrodestra in generale, abbiamo avuto la possibilità e la forza di bloccare questa legge patrimoniale che avrebbe aumentato in maniera smisurata le tasse. Ora provate a immaginare che cosa avrebbe significato se fosse passata questa legge, ci hanno tentato fino alla fine, quello del Partito Democratico e del 5 Stelle, se fosse passata, dicevo, oggi a tutti i drammi che abbiamo, l'aumento delle bollette dell'energia, l'inflazione pesantissima che sta condizionando la vita di tutti i giorni, compreso anche l'aumento dei generi alimentari, a questo si sarebbe sommato una persecuzione fiscale anche nel caso dei proprietari di casa. Io ricordo a tutti che l'85% degli italiani vive in casa propria. Ora, aver evitato questa ulteriore tassazione anche per la prima casa, perché questo era quello che avevano in mente con la modifica dell'articolo 6 della riforma catastale. Loro dicono che non è una patrimoniale, ma in verità volevano aumentare i coefficienti catastali, e quindi quando si pagava la dichiarazione dei redditi in automatico sarebbe venuta una tassazione pesantissima. Provate a immaginare, dicevo, cosa sarebbe accaduto se queste tasse fossero passate, e queste nuove tasse fossero passate. Le abbiamo evitate noi della Lega, le abbiamo evitate noi del centrodestra, con battaglie, devo dire, anche forti da un punto di vista culturale, perché noi siamo stati lì, è vero, utilizzando i regolamenti, ma anche e soprattutto dimostrando la fallacità di questi loro programmi. Allora, siccome dicevo, la pressione fiscale è l'elemento che più di ogni altro ci drammatizza, a maggior ragione in momenti terribili come questi, è evidente che noi abbiamo in mente delle ricette, soprattutto di carattere economico. Provo a Ecco, dire io velocemente, poi ti magari. interrompo un secondo, ti interrompo solo un secondo e Sì, poi mi fai prego. queste ricette, perché volevo Certo. focalizzare su una cosa. Uno dei temi che chiaramente la Lega porta come battaglia è quello della flat tax. E allora io mi chiedo, la flat tax è sostenibile dal punto di vista dello Stato? Ma assolutamente sì, perché non è che devo fare qui una lezione di economia, voglio dire, facendo leva su quelli che sono anche i miei trascorsi e i miei studi, visto che ho due lauree in economia e in scienze bancarie, e visto anche che abbiamo avuto la possibilità di insegnare di ruolo negli studi tecnici commerciali e all'università come docente a contratto. Non voglio fare operazioni saccenti, però lo dico in maniera molto chiara a tutti coloro che in maniera malevola continuano a sostenere questa tesi. Quindi ti ringrazio, direttore, per avermi fatto questa domanda. Perché la flat tax esiste in Italia da 4 anni. L'abbiamo fatta nel 2019 ed è da allora 2 milioni, 2 milioni di contribuenti la stanno utilizzando. E anche allora dicevano: ma non ci sarà mai la copertura finanziaria, e invece l'abbiamo trovata. E soprattutto poi dicevano: per lo Stato sarà una debacle. Non è vero, noi abbiamo investito con la flat tax 13 miliardi di euro illo tempore, e poi ne sono entrati in termini di maggiori entrate fiscali molti, ma molti, ma molti di più. Quindi quando questa sinistra, che è becera nei ragionamenti, che è vecchia nei ragionamenti, continua a utilizzare argomenti che sono sotto gli occhi di tutti, l'osservazione reale ha dimostrato che è assolutamente sostenibile. Tant'è che noi che cosa diciamo? Che ai 2 milioni di contribuenti che già utilizzano la flat tax e che pagano, lo ricordo a tutti, il 15% di imposte, quindi pagano delle imposte sostenibili da questo punto di vista, noi vogliamo arrivare a portare la soglia da 65 mila euro, quella che è attualmente, a 100 mila euro, quindi aumentare la platea. In altre parole, creare le condizioni perché fette di popolazione non vengano a essere realmente, abbiamo usato questo aggettivo e quindi continuiamo a usarlo in questa intervista, e comincino invece in maniera molto opportuna a pagare il giusto. Che poi, attenzione, il giusto significa che oltre al 15% di tasse poi devono dare 26% di contributi previdenziali all'INPS. Quindi stiamo parlando sempre di tassazioni importanti e pesanti. Però rispetto agli stessi contribuenti che soltanto 4 anni fa, prima della flat tax che abbiamo inventato e voluto noi dalla Lega, pagavano addirittura il 60-70% di tasse, sostanzialmente diventando invivibile la loro vita, non solo professionale e imprenditoriale, ma anche familiare, perché come si fa a reggere di fronte a questi tipi di pressione? È evidente che a questo punto invece il risultato qual è? Che la gente lavora, produce e a quel punto va a pagare le giuste tasse, perché noi siamo dell'avviso che bisogna pagare il giusto. Invece questa sinistra, siccome vuole impoverire il nostro ceto sociale, perché evidentemente li ama talmente tanto i poveri che ogni volta che vanno al governo aumenta in maniera esponenziale, e quindi loro sono dell'avviso che bisogna sempre più tassare, tassare, tassare.
Sono due filosofie completamente diverse che però noi abbiamo dimostrato essere, o meglio, potersi combattere con strumenti seri ed efficaci. Stavi per dire quali sono l'elenco degli interventi che avete in mente. A questo punto te lo domando per farti proseguire nel ragionamento, quali sono gli interventi? Grazie, direttore. Io direi, naturalmente non li elenchiamo tutti, sennò altrimenti la puntata dura 2 giorni, però sicuramente quelli che possono essere fissati come chiodi nella testa di chi in questo momento ci ascolta, la rottamazione delle cartelle fiscali. Noi abbiamo in questo momento qualcosa come 12, scusate, 1.200 miliardi di euro che non sono riscuotibili. Perché? Perché i contribuenti che avevano delle tasse da pagare poi sono arrivate le multe, le sovramulte, perché evidentemente sono arrivati in ritardo, gli interessi, e giorno dopo giorno quello che in gergo tecnico viene chiamato magazzino esattoriale, evidentemente si è gonfiata. Che cosa è successo a questo punto? Che lo Stato è andato a inseguire questo contribuente moroso, che evidentemente è moroso non perché ha evaso, perché l'ha dichiarato in dichiarazione redditi che ha guadagnato X e che deve dare Y di tasse. Per esempio, oppure perché ha avuto una multa di qualunque genere e specie, magari anche quella del vigile urbano. Se non ha potuto pagare, perché evidentemente non può pagare. E allora a questo punto dobbiamo prendere atto che abbiamo milioni di persone in questo momento che sono letteralmente bloccate, che non producono reddito, che non producono gettito fiscale, che non producono attività lavorative perché sono costretti al fermo amministrativo con le macchine, con i loro automezzi, sono costretti a veri e propri blocchi nelle loro attività. Se noi facciamo pagare il giusto, quindi azzeriamo tutto questo carico che dura da decenni e che veramente sta producendo soltanto e esclusivamente danno anche da un punto di vista dell'immagine, facciamo pagare una cifra forfettaria, rimettiamo in bonus tutti questi milioni di contribuenti che non sono evasori, sono soltanto persone che sono rimaste bloccate nella loro attività imprenditoriale e professionale, e li rimettiamo di nuovo a produrre. Chiaramente, le faccio un esempio. Proprio ieri, in piena campagna elettorale, una persona mi ha detto, dice, guardi, dice, io avevo fatto la rateizzazione del mio passato. Ho pagato la prima della prima rate, con felicità volevo continuare a pagare le altre 5, dopodiché è subentrata la pandemia, l'attività imprenditoriale, che ovviamente su cui vivo, è entrato ulteriormente in crisi per colpa della pandemia, non ho potuto pagare, ma è chiaro che se ho pagato la prima volevo pagare anche le altre 5, e oggi mi ritrovo col vecchio debito più le multe per non aver pagato le 5 rate residue. Che facciamo con questo? Lo teniamo prigioniero a casa a fare il mantenuto, a fare l'assistito, a prendere chissà quale prebenda, oppure semplicemente andare a mendicare presso la Caritas per avere un sussidio che evidentemente è necessario per la sua famiglia, ma rimettiamolo in bonus, diamogli la possibilità di partire, dia la cifra che evidentemente è forfettaria, giusta, corretta, quella che poi valuteremo essere l'importo adeguato sulla base delle stesse cifre che si devono, e però con una cifra sostenibile riportiamo questa persona non più a essere un assistito di Stato, ma a essere un cittadino che si rimette a produrre. Abbiamo bisogno di queste energie, non abbiamo bisogno di gente che se ne sta a casa, che prende sussidi, prebende, assistenza di vario tipo e specie, chiamatela come volete, e che Ecco. ovviamente non produce nulla rispetto a tutto questo. Ecco, quindi stiamo scivolando automaticamente verso un altro tema, che è quello del reddito di cittadinanza. Quando si parla di assistenza prebende, probabilmente il riferimento è a quello. E allora, toglierlo, riformarlo, mantenerlo? Mantenerlo mi sembra di capire di no. Cosa è opportuno fare? Guardi, io adesso le dico la cifra che nessuno dice. Questi che hanno fatto queste politiche assistenzialistiche, perché noi sappiamo bene che le politiche assistenzialistiche tout court appartengono come al solito alla sinistra, nello specifico PD e 5 Stelle hanno fatto a gara ad aumentare questo tipo di importo. Noi abbiamo bloccati per i prossimi 10 anni, 9 in verità, uno è passato, per i prossimi 10 anni 8 miliardi di euro. Ma è normale tenere 8 miliardi di euro per far sì che persone che potrebbero andare a lavorare sono oggi in questo momento posizionate a casa e che dicono non vengo a lavorare perché è evidente che io guadagno di più stando a casa e arrivandomi in automatico un reddito di cittadinanza? Ma è ovvio che non può funzionare così. Non è eticamente giusto, ma soprattutto penso che potrebbe essere migliorato nettamente. Provo a spiegare che significa migliorato, perché chi è contrario
a misure di aiuto a coloro che ne hanno bisogno è veramente in malafede. Per cui anche la Lega in primis è assolutamente favorevole ad aiutare chi è rimasto indietro, chi è ultimo, chi ha problemi di salute, chi ha problemi anche di un lavoro che evidentemente non riesce a trovare, ma tutti coloro che invece sono nelle condizioni di poter operare. E in questo momento il mercato del lavoro richiede 500.000 posti di lavoro. Il turismo non è mai andato così bene come adesso, come negli ultimi anni, perché ovviamente il mondo si è rimesso a girare dopo tanti anni di pandemia e a maggior ragione viene in Italia. Ma dove sono coloro che evidentemente vanno a lavorare in questi, se praticamente hanno una convenienza maggiore a stare a casa? È la stessa cosa in ogni settore, dicasi in ogni settore. Allora è evidente che va riformato. No, è in malafede chi sostiene e continua a speculare su consenso dicendo che noi siamo contrari, noi della Lega. Noi siamo assolutamente favorevoli ad aiutare chi ha bisogno, ma non tutta questa platea di milioni di persone ha bisogno di stare a casa con le braccia conserte e a far finta di non fare nulla, perché evidentemente gli arriva un reddito che ovviamente è pura assistenza. Mi sembra chiaro che chi non la pensa come noi può essere definito solo in una maniera, parlo da un punto di vista partitico naturalmente, cioè di partiti che evidentemente in malafede vogliono speculare e lucrare su questa sacca di voti che ovviamente senza faticare nulla questi partiti possono, come dire, raccogliere. Noi siamo invece convinti che deve essere dato la giusta soddisfazione alle persone, devono ricevere la giusta mercede, il giusto compenso, ma nello stesso tempo però non può essere regalato il reddito a chiunque. Bene, continuiamo con le attività che si vogliono mettere in campo, ma io però un accenno lo vorrei farlo anche alla questione crisi energetica. Assolutamente, ma è una delle misure in campo. Noi giustamente diciamo nella Lega che vogliamo mettere subito sul piatto 30 miliardi. Attenzione, 30 miliardi, cosa ci dicono coloro che sono dall'altra parte, sempre questa famosa sinistra, eccetera. Cioè, così aumenta il debito, ma forse non ci siamo capiti. Se noi oggi non aiutiamo i contribuenti, gli operatori sociali, gli operatori economici, e le aziende, le imprese, le famiglie, noi dovremmo mettere sul tavolo, da qui a brevissimo, 100, 200 miliardi. Perché è chiaro che ci saranno i disordini, ma neanche a farla apposta, stamattina proprio ho incontrato una persona che mi ha detto: io ho letteralmente triplicato la mia bolletta luce, ma io vivo sono monoreddito, guadagno quello che guadagno, che sono uno stipendio medio, ma posso mai dare 500-600 euro al mese soltanto di energia? Proprio stamattina abbiamo letto sul giornale che San Patrignano, che non è, voglio dire, un'industria speculativa, recupera tossicodipendenti, passa la sua bolletta da 24.000 euro al mese a 700.000 euro al mese, cioè stiamo parlando 30 volte di più. E proprio in questi giorni abbiamo letto di imprese che producono reddito, ricchezza e che soprattutto danno occupazione, supermercati, centri commerciali, piccole e medie imprese, che sono passati da pagare 5.000 euro di energia al mese a 25.000 euro. Ma è normale tutto questo? Allora, siccome c'è un nome e un cognome che si chiama speculazione internazionale, in nome della guerra ci sono delle multinazionali, della grande finanza, quella che in questo momento controlla tutto e tutti e che vuole un mondo globalizzato, senza identità, senza nulla, dove noi siamo semplicemente dei numeri. Io non mi devo chiamare Alessandro Pagano e tu, direttore, non ti devi chiamare Manlio Viola, ma ci dobbiamo chiamare magari con una sigla, KB321, perché è più facile gestire numeri. E quando questi numeri finiscono di essere sfruttati, come dice Papa Francesco, diventare degli scarti e buttati nel cestino e mandati al macero, cosa importa se arriva logorato a 35 anni? Cosa importa se non può pagarsi le medicine? Cosa importa se non può mantenere la famiglia? Questo è quello che vuole una certa finanza nazionale e internazionale, che certamente vede nella Lega e in generale nel centrodestra una grande opposizione. Allora noi siamo convinti che da questo punto di vista bisogna far finire questa operazione speculativa. Certamente i 30 miliardi rappresentano, che chiediamo, una misura tampone, non è sicuramente la soluzione. Da qui a quel momento, quando ferma il governo, noi abbiamo l'obbligo concreto di far cessare queste speculazioni volgari. Faccio un esempio molto concreto. In nome della guerra che è scoppiata in Ucraina ci è stato detto tutto questo è successo, ma non è vero. Perché? Perché la guerra è scoppiata il 24 febbraio, il primo colpo di cannone è stato il 24 febbraio e immediatamente dopo lo scoppio del primo
dal primo colpo di cannone, il costo dell'energia in generale, prezzo del petrolio, gas, in generale misure varie, è aumentato del 22% lo stesso giorno. Faccio presente che queste multinazionali che acquistano il gas, il petrolio, eccetera, hanno i prezzi bloccati da anni, perché ovviamente si tratta di contratti fatti negli anni precedenti e oggi vendono a prezzi che sono evidentemente da cartello, cioè non è frutto di una domanda e di un'offerta. Si sono messi d'accordo. Allora è evidente che gli stati sovrani, come siamo noi, che non sono asserviti alla finanza internazionale come la sinistra, è evidente che hanno il dovere di intervenire, di fare moral suasion, di fare delle leggi ad hoc per evitare speculazioni. Forse sia il caso anche di pagare il sovrapprofitto, visto che stanno guadagnando centinaia e centinaia di miliardi sulle spalle della povera gente. Io penso che questo sia un ragionamento serio, è un ragionamento che dobbiamo offrire all'uomo della strada e su cui certamente Alessandro Pagano, in quota parte come deputato di questo territorio, che si candida a essere nuovamente deputato per la provincia di Palermo, ma che è un ragionamento che vale in generale per tutti i candidati del centrodestra, per tutti i candidati della Lega, visto che noi di questo ne abbiamo fatto una grande battaglia. Il tempo sta per finire, voglio fare due domande veloci. Una di politica pura. Questo giro, questa tornata elettorale vede la coincidenza tra le elezioni politiche e le elezioni regionali in Sicilia. Quale delle due trainerà l'altra, secondo Alessandro Pagano? Molto velocemente perché poi abbiamo una domanda di chiusura. Beh, non è una domanda proprio facile perché non si può tirare a indovinare, però provo a dare delle linee guida in maniera tale che il mio parere, che è il mio parere, ovviamente può essere preso in esame dagli analisti. Io ritengo che i regionali, io sono figlio di regionale, perché sono orgoglioso di essere stato 3 volte deputato regionale e 3 volte assessore regionale nei rami tra l'altro più complessi, sanità, bilancio e beni culturali, e dicono le cronache e la Corte dei Conti anche gestita in maniera decorosa. Ecco, quindi orgoglioso di quell'esperienza, però è chiaro che la regione con la coincide, che è importantissima, poi a maggior ragione in Sicilia che ha momenti particolarmente complessi, la regione è evidente che rappresenta una fetta importante per l'elettorato siciliano, ma non è tutto. I fatti dimostrano che le politiche nazionali e i leader nazionali trainano tanto quanto evidentemente la politica regionale. Quindi, se vuole un'analisi sociologica, secondo me le due cose in Sicilia in questo momento si stanno compensando. Non è una più importante dell'altra, entrambi sono utili. È evidente che il centrodestra sta avendo delle liste fortissime alle regionali, e questo ovviamente è un effetto traino che è innegabile sotto gli occhi di tutti. E soprattutto, secondo punto, i nostri leader nazionali, Salvini in primis, Meloni, Berlusconi, eccetera, certamente sono molto più attraenti, molto con più appeal e argomentazioni, soprattutto argomentazioni rispetto invece ai leader del centro-sinistra, che hanno governato negli ultimi 12-13 anni e soprattutto hanno governato male. Ogni argomentazione è superflua. L'ultima domanda, e velocemente lo faccio sempre in chiusura di trasmissione, un appello al voto. Alessandro Pagano adesso si rivolge direttamente agli elettori e dice loro perché votare Lega, perché votare Alessandro Pagano. Beh, intanto perché andare a votare? Perché se non andate a votare, cari miei elettori, non avete diritto di lamentarvi. Tutti dite, ah, le cose vanno male. E soprattutto molti dicono, la politica, i politici sono tutti uguali. Ma scusate, sono tutti uguali. Chi ha governato negli ultimi anni si assume la responsabilità, funziona sempre così nella vita. Da 12 anni sono lì, prima ci sono stati solo 3 anni di Berlusconi e poi di nuovo loro. Voglio dire, perché continuare a dire che siamo tutti uguali? Le politiche che voi state vivendo, che stanno realizzando povertà, assistenzialismo, disoccupazione, sono tutte politiche di sinistra. E allora, nome e cognome, bisogna andare a votare e votare contro quei partiti e, se è possibile, votare anche la Lega, visto che non soltanto ha un programma di governo chiaro che abbiamo dimostrato essere efficace, non solo perché noi abbiamo la capacità di saper amministrare bene i territori, è noto che la Lega è fortissima nella capacità di gestire i comuni, ne gestiamo oltre 1 migliaio in Italia su 8.000, quindi una percentuale mica male, e soprattutto che è dimostrato che dovunque andiamo sappiamo anche governare bene. La mia esperienza di governo per me rappresenta, parlavo delle mie personali, proprio di Alessandro Pagano, sanità, bilancio e beni culturali, continuano ad essere a distanza di tanti anni il mio fiore all'occhiello. Continuo a vantarmi il fatto che forse, se sono anche un po' conosciuto, se sono anche un po' stimato, lo devo anche a quella buona amministrazione, a quel buon governo che abbiamo saputo realizzare in quegli anni. Vogliamo continuare a fare questo.
Bene, grazie ad Alessandro Pagano per questi 25 quasi minuti che ci ha dedicato, grazie soprattutto al pubblico che ci ha seguito anche in questo appuntamento e vi rinnovo l'invito per il prossimo Talk Sicilia. Arrivederci.